Ciao ragazzi. Dai, fate l'introduzione al video voi. Dove siamo? Dove siamo? Vai te, Sergio. Aspetta, la Salvini, Pradella, poi cosa è? Per la via, lato, sud. Sud. Spigolo sud. Spigolo sud del problema. Ciao, ci troviamo in Val Sanguigno, oggi in compagnia del nostro amico Scarpe. Ciao. Siamo tutti a piedi, non con le nostre bici. Andremo a provare a fare la cima del Pradella dallo Spigolo Sud. Val Sanguigno sempre bellissima. È bello perché c'è anche un'atmosfera invernale, ma siamo al 26 di aprile oggi. Si è ricoperto tutto di neve già, siamo più o meno a 1600 metri. La risalita al Monte Pradella da questo versante, che dovrebbe essere quello sud, è meno inusuale della più nota parte est, che è molto più battuta, diciamo. Che bella sta baitella. Sta nevischiando un bel po' adesso, però secondo me potrebbe anche aprirsi. Potrebbe anche aprirsi l'uccello. Promette bene. Di neve non c'è tantissimo, sono 10 cm qua. Mancano circa 500 metri, adesso è tutto innevato, c'è molta nebbia, quindi si vede gran poco. Poi va e viene, però non è l'ideale. Arrivano anche i bambini. Ciao. Dove siamo? Dobbiamo arrivare in ganda dal Bar Sorriso. In ganda dal sorriso? Sti cazzi. No dai, ci siamo quasi. Bello l'esempio però. Piccola pausa a banana. E qua dietro in teoria c'è un laghetto, che d'estate dovrebbe essere bello. Non lo so, perché è un sentiero che non ho mai fatto. Abbiamo sempre circondato la zona qua nei dintorni, ma di qua mai. Ed è uno dei motivi per cui volevamo fare proprio questo oggi. Che si vede bene, dai. Cioè, se tolgo la telecamera, tutto bianco, sì. Si vede proprio. Sto scendendo qua. Guarda che vai nel lago di lì, sta a sinistra. Sinistra. La sinistra, ma però dovremmo andare su. No, lì c'è il costone che dobbiamo evitare.
il Barce che ci tira tutti, il vecchietto che batte la strada ai pischelli, eh? Sta arrivando anche il mitico Scarpe. Siamo su un pendio, bisogna mettere i ramponi e la piccozza è meglio. Un po' stanchi, non si vede nulla, c'è una nebbia fittissima e la si rifarà quando ci sarà un po' meno vento, un po' meno neve, direi un po' più sole. Dai, bravi raga, bravi, su, che bello, su. Adesso si torna. Adesso stiamo facendo quel passaggino qui un po' tecnico, un po' in piedi, ma sono proprio 4-5 metri, nulla di più. No, che chi fa alpinismo a livello serio, i bravi, è tanta roba, è tanta roba. Se non c'è il GPS sei fermo, ti perdi, è anche pericoloso perché poi puoi rischiare anche di andare in zone pericolose. Sta così, sai dove sei. È una bella invenzione. Archiviato ramponi e picozza, adesso scendiamo ancora un pezzo, tra poco finirà la neve, entreremo nel bosco fino ad arrivare poi a Valgoglio, alla polenta. E alla polenta, ben detto, vino e polenta. Al polentino, raga, polentino, polentino, polentino. Si spengono i riflettori anche perché poi è tutto bosco, è tutto bagnato. Questa Val Sanguigno è davvero molto bella, secondo me. Io l'ho già fatta in un paio di video con le bici e merita, anche se è molto complicata, molto, piuttosto ardua, dai. Adesso andiamo a recuperare il signor Barci che ci ha distaccato un po' e poi pappa. Col piede che ha preso il quadrello, dice sì quadro.